Amici di LAC FM, benvenuti. Oggi siamo in missione speciale al Nameless, uno degli eventi più importanti nella provincia lecchese. Siamo qua con due ragazze, le prime che stiamo intervistando. Adesso facciamo giusto due domande a loro. Bene, siamo con Camilla, Arianna. Perfetto, quanti anni avete? 18. 18. Perfetto, allora, da dove venite? Da Longone al Segrino. Erba. Ok, Longone al Segrino, che è? Io lo so, però vicino a Erba, Longone al Segrino. Perfetto, perfetto. Allora, da quanto tempo conoscete il Nameless? Un paio d'anni. Idem per via di amicizie, eccetera. Diciamo, dite qualche... la cosa più bella per adesso che avete visto. Un qualcosa di particolare che vi è piaciuto, che non vi è piaciuto, non so. Don Diablo ha spaccato ieri sera. È vero, tantissimo. È stato vero, sì, Don Diablo. Perfetto, vediamo. Allora, consigliereste ai vostri amici il Nameless che non sono venuti o che sono un po' scettici? Sì, assolutamente. No, ovviamente, perché si perdono un festival bellissimo, secondo me. Ok, adesso cercate di convincerli. Dite qualcosa per convincerli. Qualsiasi cosa per qualcosa per convincere i vostri amici che non sono venuti, dire no, ragazzi, l'anno prossimo veniamo assolutamente. Perché? Perché ci si diverte tanto, raga. No, cioè qua si sboccia, si fa festa. No, magari incontrate l'amore della vostra vita, no, al Nameless. Vero. Perfetto, va benissimo. Adesso andiamo a cercare altri ragazzi per intervistare. Amici LAC FM, eccoci ancora qua con altre interviste. Siamo qua con diversi ragazzi adesso. Laureati? Sicuro? Te lo faccio vedere. Ti arriva poco? Ha bisogno del codice. Lui ha bisogno del codice. Qualcuno ha il codice? Ha bisogno del codice, se no non prendo i token. I token che sarebbero? I token per bere. Per bere, ah, giusto, okay. Per bere, perfetto. Il bancomat suo che fa? 20, suo! 26 suo! Anni. Ah, quindi offri tu oggi? Offro io oggi. Ah, perfetto. Allora, amici LAC FM, lui offre per tutto il Nameless. Se volete venire, venite, perché è una casella da non perdere. Però vorrei fare delle interviste, ma è un po' difficile. Un saluto alla Guardia di Finanza. Oh, Finanza, perfetto. Tu che vieni da Varese, quindi vieni da un po' più lontano rispetto a loro. Però vivi a Milano, ma come l'hai conosciuto il Nameless? Grazie alla mia amica che ho conosciuto al college in Inghilterra. Okay. E tipo lo conosco da 4 anni, ma la prima volta è stata l'anno scorso e verrò per i prossimi anni anche. Perfetto, perfetto. E ti sta piacendo questo evento? Molto. L'anno scorso ho fatto un anno... No, scusa. L'anno scorso ho fatto una serata sola. Okay. Quest'anno 3. Spero di arrivare viva domenica. Lo speriamo tutti. Beh, certo. Però è bello, sì. Mi piace. È figo. Continuate così. Grazie. Non siamo noi gli organizzatori, però avviseremo gli organizzatori di continuare così. Detto questo, musica? La musica mi piace, alcuni artisti un po' meno di altri. Sto aspettando Capo Plaza. Ok. Per il resto però è strafigo, cioè ci sta che la prima volta in Italia facciano una cosa del genere. Perfetto, perfetto. Artista che ti piace di più, credo che è Brave. Chi? L'artista che ti piace di più di questi 3 giorni. Oddio, non lo so, forse Steve Aoki, perché l'ho già visto e sono salita sul palco tipo 4 anni fa. Però anche Alessio ieri ha spaccato, ci sta, mi piace. Bene. Cioè, strafigo. Bene, bene. Voi fate 3 giorni qua al Nameless? Assolutamente 3 giorni. 3 giorni. Vi sta piacendo questi primi 2 giorni? Tantissimo, anche se 3 anni fa è stato l'anno migliore. Sì. Quando c'era Ume Tozkan, Timmy Trumpet e Will Sparks. Ok, visto che abbiamo parlato un po' di artisti. Sì. L'artista o gli artisti preferiti di questa edizione? Will Sparks, assolutamente. Will Sparks. Perfetto. Di ieri sera invece? La sincontrosi sfenobasilare. Benny Benassi. Benny Benassi, com'è stato ieri sera? Tanta roba, però poteva fare di meglio Nameless. Poteva fare di meglio. Sì. La sella turcica accoglie la ghiandola ipofisaria. E lui si muove verso l'alto. L'avevo capito. Si muove verso l'alto nel movimento di inspirazione primaria. Sì, ma devi quindi rispondere alle domande. Qual è l'artista che ti piace di più quest'anno? Ecco. Will Sparks. Vedi? Ieri sera com'è andata? Non mi ricordo una sega. Quindi vuol dire che andava bene. Allora è andato tutto bene, no. Perfetto. Perfetto, volete fare qualche domanda oppure no? C'è una domanda che non posso fare perché conoscevate lei. La domanda la faccio io. Quando aspettate a mettere l'hardstyle nello stage principale del Nameless?
riferirò agli organizzatori quando lo metteranno. Parlerò del movimento in ispirazione della Rocca Petrosa che si muove cranialmente e verso posteriore. Va bene, io direi di chiudere qua, ragazzi. Ciao. Amici di Lecco FM, eccoci qua ancora con altri ragazzi da intervistare. Tu volevi dire una cosa importante? Sì. Ciao mamma! Televisione, ciao! Mamma, ti voglio tanto bene! Io pure! Ciao! In realtà anche io! Aspetta, la sua o la... La mia, la mia, ah, okay, la mia. Sì. Meglio specificare. È un attico. Bene, allora, siamo qui con... Tommaso. Nicolas. Giovanni. Perfetto, da dove venite, ragazzi? In Bersago. In Bersago. In Reggio Emilia. Da dove? Reggio Emilia. Perfetto. Ah, che lontano. Come conoscevi il Nameless? Come hai fatto a conoscere il Nameless? Uno degli organizzatori lo conosco e è una figata. È il primo anno che fai il Nameless? Sì. Bene. Voi, ragazzi, è il primo anno di Nameless? È il quarto. Vabbè, sono d'accordo. Terzo. Sono molto amici, soprattutto. Di cosa, cos'è la parte più bella del Nameless di quest'anno? Stiva Oki. Beh, sicuramente la musica, la parte culturale, vedere tanti giovani che si trovano per condividere momenti di grande amore. Mega, fa schifo. Visto? Era proprio quello il concetto. Volevo arrivare a prenderla lunga, però sì. Perfetto, voi cosa vi piace quest'anno? La dubstep, anche se si poca poco perché arrivano le guardie e rompono le palle, però vabbè. Va bene, ok. La torta che lancerà Steve Aoki. Beh, lanceremo una torta a Steve Aoki? Rituale. Ah, un rituale. Perfetto, perfetto. L'anno prossimo ci tornate? Molto probabile. Certo. Ovvio. Perfetto, grazie ragazzi, buon Nameless. Ciao mamma. Ciao. Aspetta. Mamma. Amici di Lecco FM, eccoci ancora qua. Sono con tre ragazzi che vengono dalla Liguria, giusto? Yes. Da dove precisamente? La Spezia. Sarzana, provincia di La Spezia. Sarzana, in provincia di La Spezia. Perfetto. Come avete conosciuto il Nameless? Tramite lui. Io so che è uno dei... Io grazie a loro. Ah, perfetto. So che è uno dei, dei festival numero uno in Italia. Per quanto riguarda la musica elettronica, quindi sono venuto. È il terzo anno che vengo e penso di continuare a venire all'infinito perché è spettacolare. Terzo anno che venite, ma sapete da quanti anni c'è il Nameless? Sembra 2014. Sono esattamente 6 anni, almeno questa qua è la sesta edizione. Cosa vi sta piacendo di questo anno, visto che è già il terzo anno? Tutto. Assolutamente tutto, perfetto. Cantante, artista preferito che avete quest'anno? Don Diablo e Lost Frequency. A me piace Night, che ha spaccato una marea ieri sera, e poi per quanto riguarda questo stage, Don Diablo. Perfetto. L'anno prossimo avete già intenzione di tornare oppure l'anno prossimo si balza, come si dice? Assolutamente. Si torna, sì, per forza. Appuntamento fisso. L'anno prossimo si rifà. Bene, un'ultima domanda. Conoscevate già Lecco, comunque Ballabio, prima del Nameless? Ni. Io sinceramente no. Io non ho capito la domanda. Se la città di Lecco e Ballabio la conoscevi già prima del Nameless, prima di venire qua? No. Lago di Como sì, è conosciuto. Lago di Como, ma non Lecco però. No. Manzoni, che ha scritto Promessi Sposi sul nostro ramo, ecco, non è conosciuto, perfetto. Come si chiama la mascotte? Jason si chiama. Ma ha un ruolo specifico per queste serate? Oppure... No, è lui, qua c'è anche lo zio Prezzemolo e lo zio Pikachu. Ah, beh, quindi Prezzemolo, Pikachu e... Io avevo una scimmia, ma me l'ha rubata un mio amico adesso. Ah, non c'è più la scimmia, è partita la scimmia. Non c'è una scimmia. Va bene, ragazzi, grazie mille e buon Nameless allora. Grazie a voi, ciao. Grazie. Amici dell'Ecco FM, eccoci ancora qua in queste interviste. Sono qua con un sacco di ragazzi e per fortuna sono alti come me adesso, meno male, perché ho sempre tirato alta gente altissima. Allora ragazzi, i vostri nomi per incominciare. Kevin. Pietro. Christian. Gianluigi. Buffon.
Da dove venite, ragazzi? Da Milano. Dalla Vecchiavenna, questo qua dice balle. San Moritz? Chiavenna. Valchiavenna. Perfetto, è il primo anno di Nameless voi? Sì. Sì? Io tre anni. Secondo. Io il primo. Primo. Perfetto, allora andiamo da chi è già stato qua. Quest'anno com'è il Nameless? Peggio perché non c'è Gigi D'Agostino. Che non faceva parte di Nameless l'anno scorso, ma è stata una cosa in più dopo. Però va bene. Però va bene. Il Nameless trovo sia una delle manifestazioni più belle per i giovani di questo 2019. Lecco è una città che va valorizzata per quello che è. Bravo! Interessante come molte persone si ritrovino qua riunite, soprattutto a Lecco, tra virgolette Barzio, perché Lecco, cioè Barzio in provincia di Lecco. Quindi le in 3 secondi. Ma ci puoi dire almeno dove vieni? Io vengo di Lecco. Da Lecco? Ok, perfetto. Ragazzi, l'anno prossimo tornate ancora al Nameless? Sì. Magari sicuramente. Magari muoio, non lo so. Se non dovessi morire, in un futuro ipotetico che l'anno prossimo sei vivo, torneresti? Se c'è Gigi, sì. Solo se c'è Gigi. Allora, questa qua è un'altra cosa che diremo agli organizzatori, che se c'è Gigi loro vengono, se non c'è Gigi... Vero, non si sa bene quale Gigi, però. No. Quale Gigi? Cioè, io c'ho un vicino di casa che Gigi, possiamo chiamare lui. Costa anche poco, vieni via poco. Poi tornate l'anno prossimo, ragazzi. Io concordo con quello che ha detto lui. Se c'è Gigi D'Agostino, puntualizziamo. Anch'io con lui, eh. Gigi D'Agostino la forever. Perfetto. Ragazzi, vi lascio andare così vi divertite. Grazie. Buona serata e buon Nameless, ragazzi. Ciao. Taglia. Amici di Lecco FM, eccoci ancora qua. Siamo con questi baldi giovani e con questa balda o baldo? Balda, giovani, ok. Ragazzi, allora, per iniziare, i vostri nomi? Alessandro. Francesco. Matteo. Antonio. Dove venite, ragazzi? Milano. Lecco. Emilia Romagna. Pavia. Perfetto. Il primo anno di Nameless? È il quarto. Terzo. Primo. Settimo. Settimo? Però. Allora, tu sei il primo, giusto? Il primo anno, né? No, primo anno? Terzo io. Terzo anno, allora, visto che è il primo anno, com'è queste prime 2 giornate? Bellissimo, bellissimo, pieno di gente allegra rispetto al solito, che sono pieno tutti di presi figa. Male. Soprattutto pieno di figa. C'è la figa. Sono un po' minorenni, un po' di bassa età. E quello è un problema. Bisogna guardare il colore del braccialetto e solo le maggiorenni. Io sono del 98, quindi... Okay. Avete cuccato oggi? No, per ora ancora no. Ma voi siete qua 3 giorni oppure solo 1, 2, 3 giorni? Quanti giorni fate? Io solo oggi. Noi 3 giorni. Sempre 3 giorni. Perfetto. 3 giorni per 7 anni. Sono un veterano ormai. Allora, visto che tu sei un veterano, quest'anno come sta andando? Come si sta svolgendo? Si sta svolgendo benissimo. L'organizzazione si è ampliata molto. E devo dire che mi sta sorprendendo sempre di più questo Nameless. Cantante più bravo, più bello, preferito? Achille Lauro. Per adesso Luque. Per adesso Luque, veramente ieri ha dato veramente. È vero, Luque anche per me, anche per me. Un cantante napoletano che viene in Valtellina praticamente a cantare. Sì. E ci sono 4.000 persone che cantano. Non ha prezzo, cioè, penso. Siamo qua, anche lui non se l'aspettava. Napoletano, tanta roba. Bene, vi è piaciuto comunque? Assolutamente. Ieri sera com'è stata? Bellissima. Bellissima perché c'era Luque. Veramente stupenda, Luque ha spaccato il culo. Anche tu sei bellissima. L'anno prossimo tornerete? Certo che sì, figa. Dipende dagli ospiti, ma probabilmente sì. E lo chiedi a un veterano, certo che ci ritorno. È una domanda stupida ti ho fatto, infatti. Perfetto. Se c'è qualcuno che non conosce ancora il Nameless, dite qualcosa per convincerlo a venire l'anno prossimo. Perché c'è tanta figa come voi. Inquadra lei. Se inquadra lei, capisci? Gira, dopo intervista. Allora e venite. Ok. Guardate l'intervista dopo e vedete un botto di figa, ragazzi. www.porno.it. Però dai, diciamo anche per la musica, non solo per la figa, dai. No, assolutamente. Forse prima per la musica. Molta importanza, ma non solo qua, credo. Però se una persona dice che viene per la musica, mente.
Vediamo, vediamo. Ragazzi, che dire, grazie mille, procediamoci se non ti vedono. Siamo pronti per il secondo round, siamo pronti per il secondo round. Domani siete ancora qua quindi, ragazzi? No. Domani una risposta, però va bene. Da dove vieni? Meda. Da Meda, perfetto. Primo anno? No, il quarto mi avete detto. No, è la terza o quarta volta che vengo. Quest'anno com'è? Quest'anno è diverso, perché un tempo si poteva parcheggiare lì, adesso bisogna andare su, è per forza a casa mia, quindi... Vieni a piedi quindi? Sì, siamo venuti a piedi, sì. Perfetto. Qualche artista preferito, qualcosa di preferito che avete, un artista particolare? Oggi siamo venuti, ma mi sembra la giornata un po' più scarica delle tre, però diciamo che la migliore era domani. Si deve lavorare, quindi comunque devi mantenere. Oggi è sabato. Esatto, appunto. Però domani era la giornata migliore, c'era Steve Aoki, tutti quanti. Steve Aoki. Però non è che puoi venire domenica massacrato, poi lunedì mattina al lavoro. Aoki, il migliore Aoki. Un attimo riprenderti, dopo i 28 anni vai giù in down totale, non ce la fai. Perfetto, ragazzi, grazie mille e buon Nemes allora, buon divertimento. Grazie a te. Ciao ragazzi, ciao. Aspetta. Sei sola, non ti seguono. Avevo un gruppo bello grande e invece mi sono trovata da sola. Vabbè, si può fare lo stesso. Da solo, mi hanno abbandonato. Ma vai a cercarli. Amici di Lecco FM, eccoci ancora qua con questi nuovi ragazzi. Ragazzi, ma tu c'eri già? Vorrei avere quei capelli, cazzo. Quali capelli? Quali? I miei? Però dai, più o meno ci sei. Allora, però non girate la telecamera che non ti si vede, però. La telecamera è là. Allora, incominciamo. Nome? Sofia. Da dove vieni? Torino. Torino? Sì. Perfetto. Da quanto conosci il Nameless? Questo è il secondo anno. Perfetto, da quanto tempo c'è il Nameless, lo sai? Dal 2015 forse, 2014 prima? Sono sei anni. Sei anni che c'è il Nameless, esatto. Quindi ne hai persi un po', però... Dimmi! Quanti anni sono sei anni fa? Che anno era? Meno sei? Era il 2013. Perfetto. Come hai conosciuto il Nameless da Torino? Allora, c'è un mio cugino che è molto into the music. Sì. E quindi me l'ha consigliato. E qui sei venuta? Sì, perché ha detto l'esperienza bellissima, tantissime persone, tutti belli. Devi venire per forza? Per forza. Ma ti sta piacendo quindi? Assolutamente sì. L'anno scorso rispetto a quest'anno o quest'anno rispetto molto all'anno scorso? Oddio, l'anno scorso c'era una sorpresa, non sapevi cosa aspettarti. Quest'anno invece più o meno lo sai, ma comunque è sempre bello. Ci sono sempre personaggi che non sai. Però c'è la telecamera comunque sempre là. Se tu ci passi in mezzo non la vediamo lì, poveretta. Sì, ma io stavo interpellando lei, non te. Però l'intervista è là. Vuole sapere di te. Bene, comunque, artista preferito? Qualcosa di preferito di quest'anno? Mi è piaciuto Don Diablo, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto... Aspetta, ora non mi vengono in mente. Alison. Oggi. Se vuoi i nomi sono qua, te li faccio vedere di nascosto. Adesso, cazzo! Adesso di brutto. Non le domande, già tutte. Lost Frequencies, mi è piaciuto tantissimo. Benny Benassi, Mike Williams. E poi Vladimir Kochmer, non so come pronunciarlo. Va potete bene. Tagliarlo questo, sì, vero? Magari tagliamo. E poi, vabbè, degli altri, Alison appunto, Ganacci purtroppo non ci sarà, Shapov, Will Clark, Steve Aoki, no mi piace l'incanza, ciao! Tu fai tre giorni. Perfetto, bene, grazie mille e buon Nameless allora. Anche a voi. Amici di Lecco FM, in questa intervista sono solo, ma con un artista importante, giù o sbaglio? Come ti chiami? Mi chiamo Ufo, ma io mi chiamo Michele. In arte? Clapton. Perfetto, da dove vieni? Da Calco, in provincia di Lecco. Da qua vicino quindi? Sì, sì, 40 minuti di strada. Vabbè, arrivati vicino, prima c'era uno di Torino, quindi diciamo che Calco è vicino. No, sono anche di Varese, c'è gente di Varese. Io. Ho vinto io. Perfetto, il primo Nameless? No, il secondo. Perfetto. L'anno scorso ho fatto solo un giorno, quest'anno ho deciso di prendere ferie dal venerdì al sabato e farle tutte e tre. Ah, quindi sono tre giorni, due giorni e farai anche qua domani? Anche domani e lunedì sono a casa, mi riposo e martedì torno a lavorare. A lavorare, mi sembra giusto, perfetto. Esatto. Cosa ti sta piacendo di questo Nameless? Ma tutto, io sto in realtà aspettando Will Spark, che spaccherà il tendone tutto.
Poi, boh, non so chi c'è dopo, Alice in Wonderland, tutto quello che vuoi. Ma Wills Park, secondo me, uccide tutti. Bene, e invece della serata di ieri sera, cosa ci puoi dire? Ma ho perso Alesso per problemi di coda all'entrata, però Don Diablo si è fatto rispettare. Bene, bene. Tornerai l'anno prossimo? Ma sicuramente sì, se lo fanno a Barzio, perché non dovrei tornare? Perfetto. Convinci qualche tuo amico che non è mai stato a Nameless e di venire l'anno prossimo solamente perché? Ma perché si sta bene, c'è moltissima gente, si beve fino a far schifo e quindi è questo il bello. Poi guidano gli altri, che cazzo te ne frega. E anche però ti ammazzi e domani ti riprendi per la serata di domani. Anche per ottima musica. Esatto, no, soprattutto per l'ottima musica. Grazie mille allora e buon Nameless. Mi sono inceppato. Ciao, ciao. Ciao. Tu. Siamo pronti? No. Ce l'hai? Papà! No, vai. No. Raga, no. Un attimo. E te posti? Miracle. Ragazzi, lo sapete che andiamo? Facci Miracle. Ah, più che in tele in Facebook, brava, bene. Dai, facciamo live. Vai, iniziamo. Sei pronto? Posto? Sì, vai. Bene, dopo questo bellissimo balletto improvvisato su questa canzone, amici Lecco FM, possiamo intervistare queste belle ragazze. Allora, da dove venite, ragazze? Merate. Verderio. Olginate. Merate. Paderno. Merate. Ok, loro sono di qua praticamente. Da quanto tempo conoscete il Nameless? Allora, 2 anni grazie allo zio di Sara. Un saluto allo zio Colo! Da 3 anni! Qualche anno, però il primo anno lo vediamo. Io sono qualche anno, ma è il primo anno che vengo. Vabbè, allora vorrei dire anche da qualche anno che lo conosco, però è solo un anno che sono venuto. 2 anni. E grazie allo zio Colo! Voi quanti è il primo anno anche per voi? No, è il mio primo, grazie sempre allo zio Colo! Per me è il secondo. Primo anno anche per me. Festival conosciuto, lo sapevamo che esisteva. Ok, come sta andando? Alla grande, manca un po' di reggaeton, ci vorrebbe più reggaeton però. Sì, ci vorrebbe più reggaeton decisamente. Io direi benissimo e basta. Benissimo, meno traffico. Posso prenderlo? Allora ragazzi, ma sentono? Perché io non sento niente, ma il microfono? Ok, allora. Ragazzi, siamo stati 2 ore in fila, 2 ore! Per un incidente! Per un incidente fra un Fiat e una cazzo! Che cazzo siete andati? Cioè, non è possibile! A fare incidenze proprio al Nameless il giorno del... No! E quindi 2 ore in fila! Comunque siamo contentissime di... Sì! Fantastico! E non siamo ubriache! No, grazie. Viva lo zio Colo! Andiamo a ballare? Ragazze, grazie, ci vediamo dopo. Grazie. Sono andato, va bene.